Riprende la stagione ufficiale della pallacanestro italiana e nostrana con la Supercoppa, che ha visto il successo dell'Umana Reyer Venezia nei confronti dei cugini della De Longhi Treviso. Gara molto combattuta, risolta soltanto nel finale dagli Oro Granata, che si impongono alla fine con un largo punteggio. Mercoledì alla BLM Arena di Trento il confronto con i padroni di casa della Dolomiti Energia, un altro derby stavolta a Triveneto. Il commento alla gara del Tagliercio, dove la società lagunare è riuscita a far entrare circa 650 spettatori, a cura di coach Walter De Raffaele. Personalmente c'è stata molta emozione nel rivedere la gente al palazzetto, non lo dico per retorica, ma i filmati, il ripartire, veramente una tanta emozione, anche se mi ha fatto molto strano vedere tutti con le mascherine, insomma, fermandosi un po' è stato bello e da una parte emozionante. Sulla partita Treviso ci ha messo in difficoltà per più di due quarti, giocando una difesa molto attenta. Credo che noi siamo stati molto morbidi difensivamente, soprattutto il primo quarto, aumentando poi l'intensità pian piano nei vari quarti, fino ad arrivare poi all'ultimo quarto, dove onestamente abbiamo giocato una difesa molto più attenta, e questo ci ha permesso anche in attacco di distribuire molto di più la palla, di passarci la palla e trovare anche delle soluzioni un po' più aperte. Ma ripeto, certamente c'era un po' di ruggine, con merito, ripeto, di Treviso, e da parte nostra credo che sia molto importante sapere quanto per noi avere questa identità difensiva è parte del nostro DNA. Finisce con la vittoria 89-75 della squadra di casa.